Mi sono insediata nel 2014, c'erano già, quindi sono oltre 10 anni ed è stata un'intuizione corretta quella di appendere dei manifesti di promozione turistica, perché poi non sono né pubblicitari e non sono affissioni. Improvvisamente trovati coinvolti in una situazione che è paradossale, perché è vero e noi lo rispettiamo assolutamente. Tant'è che curiamo tutte le parti che sono storiche, ma allo stesso tempo abbiamo una storia più recente che è quella di una leggenda dello sport che in qualche modo promuove il nostro territorio, che mi verrebbe da dire non solo comunale, ma regionale e nazionale. Ci troviamo a dover rimuovere, così costretti a seguito di un esposto da parte di due cittadini, di una coppia di cittadini di Tavuglia, alla sovrintendenza, la quale chiaramente seguendo le normative non ha pensato di mettere insieme le storie. E quindi chiederemo anche al ministro Franceschini cosa poter fare per trovare una soluzione che metta in pace sia la parte storico-culturale che la parte recente di un personaggio famoso in tutto il mondo, che poi in tutto il mondo lo abbiamo visto dalle immagini dei Gran Premi, addirittura fanno dei murales giganteschi, fanno tantissime cose e noi non possiamo mettere un manifesto nemmeno con scritto grazie Vale su uno sfondo giallo sulle mura del castello perché sono tutelate. Tutto ciò solo perché l'avvento, diciamo, a Tavuglia di tanti tifosi e si parla siamo arrivati a 80-100 mila persone ogni anno, in tutto l'anno, che portano comunque un'economia a lavorare di un paese, quindi io lo considero anche un danno economico, oltre che di immagine per noi, persone che fanno un esposto di questo tipo, che vivono a Tavuglia da tanto tempo, e consideriamo che sono 26 anni che si festeggia Valentino nel centro di Tavuglia, non è ieri. Così come gli striscioni sono lì da oltre 10 anni e adesso improvvisamente non vanno più bene.